il rapporto con casa, nel ricordo tuo di Vittorio. Oh, è un ricordo difficile di parlare delle persone che tu hai amato, perché lui aveva questa personalità di essere un grande timido, però di nasconderlo come un condottiere. Dunque io l'ho conosciuto sul film di André Delvaux. Era molto impaziente di natura, perché lui veramente la cosa che lui amava profondamente era il teatro. Lui faceva il cinema così, perché la sua vera passione era il teatro. Dunque la sua prima battuta era sempre: tu sai le tue battute, non andiamo a perdere del tempo. E poi trovava che tutti i belli erano lenti, dunque era molto nervoso. Però alla fine siamo diventati amici su questo film, e ogni volta che lo incontravo qualcosa di più si faceva. E mi ricordo che ho cercato a trascinarlo a fare il teatro a Parigi, però non si è deciso. Però lui veniva a vedermi ogni volta la sera che ero sul palco, veniva di Roma, andava a cercarmi dal camerino, mi portava al ristorante, faceva finta di niente, mangiavamo il primo, il secondo, e io ero comunque in attesa di cosa lui direbbe. E dunque, finalmente, quasi al dolce, diceva: bueno, parliamo delle cose importanti adesso. E faceva un diagnostic molto intelligente, però sempre generoso, come se le cose che lui direbbe mi servirebbe per il... Oui. Non queste critiche come Nerone, che dice: sei brutta, ti non serve di niente, ma una critica solo di un uomo che adora il teatro. E adorava le donne, adorava tante cose, poi era melancolico allo stesso tempo, aveva qualcosa... È sempre la gente molto interessante di avere le due cose insieme. Dunque mi ha protetto anche. Avrei voluto proteggerlo, però lui mi ha protetto. Bello, bellissimo ricordo. Tu non hai conosciuto il piacere di casa. Peccato, non l'avrei voluto conoscere, perché anch'io sono stata piena di ammirazione davanti a tutto quello che ha fatto, perché poteva essere così diverso di un film all'altro, ma che non si capiva dove è l'uomo. Avrei voluto scoprire dietro tutti questi personaggi che lui faceva così brillantemente, chi è l'uomo? Questo non ho potuto scoprire. Mi fa piacere che Fanny parla così generosamente di lui. Perché è vero che l'attore si presenta sempre mascherato, sempre una maschera su un attore. È difficile di assimilarlo alle parti che lui ha recitato, ma finalmente si une molto attento o attento tutte queste facette, tutte queste parti a lui. E che comunque, anche se un attore arriva mascherato, è solo quello che è. Non so come dire. Arriva, ma tu puoi vedere mille volte Macbeth, o tu puoi vedere mille volte Medea, ma quella Medea o quella Macbeth che tu vedrai è solo questo attore, Mr. X o Mrs. Z, che dà la forza a questa parte. E dunque Gassman era inconfondibile, era molto diverso, però era lui. Bello.